come cambiare la localizzazione su iPhone o Android senza jailbreak e root, magari per non essere spiati da qualcuno che ci sorveglia da casa, penso ai genitori, o dall'ufficio, penso al datore di lavoro. Come personalizzare il percorso sia per distanza che per durata per fregare un gioco in realtà aumentata come Pokémon Go, standocene anche a casa senza fare un passo. Wuteki, non so se si possa pronunciare in questa maniera, iMoGo, Go qui starà anche per il famoso gioco menzionato prima, permette di cambiare le coordinate reali registrate nel vostro iOS o Android. Questa è la pagina di presentazione che naturalmente, come ogni volta che faccio, lascio in descrizione. Dateci uno sguardo per capire di che cosa si tratta e se fa per voi. Inoltre, sempre in descrizione, trovate anche quest'altra pagina che vi guida passaggio per passaggio sull'utilizzo dell'applicativo, dedicate sia al sistema Apple che Android. Dico in maniera decisa che queste istruzioni sono testate a prova di scemo, ci sono anche delle schermate per una massima comprensione. E il chiarimento non termina qui, perché sul sito c'è una sezione dedicata a delle comuni domande e risposte, così avete questa opportunità prima di passare al supporto tecnico. Se fino ad ora non avete chiare le potenzialità di questo programma, beh, non preoccupatevi, perché vi spiego mano a mano che vado avanti. Chi va piano, va sano e va lontano. Una volta terminata l'installazione, collegate il dispositivo al PC e sbloccatelo se detiene una password, così da concedere l'autorizzazione di accesso ai dati. Successivamente, se desiderate utilizzare tutte le funzionalità, dovete acquistare una licenza. Troppo bello se fosse stato solo gratuito. Vedete voi, chiaramente, questi sono i prezzi e non differiscono tra Windows e macOS. I piani sono 3 e io personalmente consiglio una chiave completa se ci avete già smanettato in precedenza e vi serve nella quotidianità soprattutto. Pagamento immediato con PayPal e 30 giorni per un eventuale rimborso se qualcosa è andato storto. Inizio col vero succo del discorso. Allora, la funzione più semplice e immediata è quella di falsare la posizione e basta. Mettiamo caso che in questo momento, nella realtà, mi trovo a Napoli e virtualmente voglio essere presente negli Stati Uniti. Per collegarsi al posto finto occorre mettere il nome del luogo, o più precisamente le coordinate, nella barra di ricerca in alto a sinistra. Ho notato che i piccoli luoghi non me li trova, perciò sono andato a prendere delle coordinate su uno di quei siti che le espongono casualmente. Io, come primo risultato su Google, ho trovato questo e perciò ve lo lascio in descrizione. Ciò non toglie che ne potete provare altri, chiaramente. Per capire più in grande dove venite collocati, sono presenti i bottoni di zoom. In questo caso mi rendo conto geograficamente dove verrò collocato. Se la posizione non è di nostro gradimento, magari perché si trova in una zona poco convincente a chi ci spia, magari sopra un palazzo in una città, che ne so, oppure sopra una torre di una centrale nucleare, con l'aiuto del mouse potete spostarvi in ogni direzione. E una volta pronti, cliccando sul pulsante che permette di concludere la procedura, viene dato un messaggio di dialogo che suggerisce di chiudere delle app in esecuzione che sfruttano la posizione corrente, per non creare casini. Ecco, voi continuate col bottone sposta. Vista la funzionalità più basilare, adesso tocca la modalità detta a due punti, perché andate a creare un percorso, uno spostamento del vostro omino o della vostra donnina. Avete due opzioni che permettono di personalizzare il tracciato. La prima voce va a impostare il numero di volte in cui intendiamo ripetere il percorso. La seconda imposta la velocità, con l'indicatore dell'essere umano, della bici e della macchina, per farvi comprendere a quanto andreste con tale mezzo. Prima di avviare il tutto vi faccio notare, questi due bottoni vicino alla voce itinerario. Con quella forma di stellina andate a salvare il percorso, con le relative impostazioni. Quell'altro a forma di freccia all'insù esporta questi dati in un file con estensione G
X, in modo da caricare in un secondo momento lo stesso tracciato, conservando naturalmente le impostazioni fatte. Dopo ve lo mostrerò. Fin qui un grande programma, e si può spingere ancora di più, pensate, perché potete creare un percorso più complesso rispetto a prima. Non potrete volare in alcun modo, però potete aggiungere più di due punti, nel senso che finora sia un inizio e una fine. Ma in questo momento, con questa modalità, potete crearne di più di due. Quindi, per fare un esempio, per dirla in una certa maniera, si può avere un inizio, un intermedio e una fine. Potete anche unire il punto iniziale con quello finale, in modo da generare un percorso chiuso, dove si torna alla partenza. La quarta modalità si chiama joystick perché siete voi a comandare attraverso una pulsantiera la vostra direzione. Devo essere sincero, alcuni input non me li ha presi, ma comunque qualcosa ci si fa. Di sicuro la reputo come la funzionalità meno importante. Di tendenza si utilizzano la prima e la terza, almeno da quanto ho letto in giro per il web, che secondo me rispecchia la realtà, paradossalmente parlando. Infine, due o tre parole sugli altri bottoni presenti in schermata. L'icona della cartella apre una finestra con segnalata la cronologia, i luoghi salvati e i percorsi, infatti c'è quello per quando ho selezionato la stellina. Con la voce tag potete mettere una breve descrizione così da ricordarvi il perché di quel determinato percorso. Con quest'altro bottone in cima a questa serie importate il GPX in modo da ricaricare un percorso. Con quest'altro passate alla vostra posizione reale. Per resettare la posizione e quindi mettere quella originale, quella dove vi trovate nella realtà, il programma avvisa di riavviare il dispositivo, oppure se la si vuole mantenere si esce semplicemente dall'applicativo. Che dire di iMove Go? I motivi per la quale usarlo li ho detti a inizio video, perciò non ci sono da fare grandi riflessioni. Se la guida è stata interessante, non scordatevi di mettere un mi piace, che per me è importantissimo. E se vi trovate bene con me, considerate l'iscrizione attivando la campanellina, così riceverete le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo contenuto.